Buongiorno e benvenuti alle nostre breaking news. Calano i ricoveri all'ospedale San Donato di Arezzo, dove tuttavia si segnalano due decessi. 1.300 i guariti che superano i nuovi contagi, 129 nell'Aretino secondo l'ultimo report diffuso dall'azienda sanitaria locale. Si segnala una forte crescita di contagi pediatrici e anche questo aspetto dovrà essere tenuto nella dovuta considerazione. La vicenda della piscina di Viale Gramsci, aperta anche nel pomeriggio, nonostante l'ordinanza di chiusura del sindaco Alessandro Ghinelli. Si va quindi verso la denuncia alla Procura della Repubblica, una questione, un problema che si spera possa essere risolto con il buon senso e quindi si torni presto alla situazione di normalità. L'Arezzo non va oltre il pareggio nel recupero di Scandicci, due volte in vantaggio gli Amaranto si fanno rimontare e devono accontentarsi di un solo punto. Quello che ha deluso è stata la prestazione della squadra, soprattutto nel secondo tempo, quando è stata per lunghi tratti in balia dello Scandicci che avrebbe potuto anche segnare ancora. L'Arezzo ha avuto il merito di ritornare in vantaggio, poi però non ha saputo conservare questo vantaggio e si è dovuto accontentare del pareggio. Delusione, amarezza anche negli spogliatoi per una prova sicuramente sottotono. Queste erano le nostre breaking news.